Venerdì, Doc, 8 marzo, la festa della donna, tanti auguri. Sì, ma non lo sparire, eh. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Attenzione, andiamo a intervistare un'amica che secondo me non è un viso proprio nuovo del convento. Ciao, come ti chiami? Roberta. Da dove arrivi? Medole. Medole, quindi non è neanche tanto lontano, sei arrivata con monopattino, vero? Sì, sì, sì. Ci presenti la tua amica? Esther. Sono Esther. Arrivi da? Castiglione. Castiglione del Stiviere, ma provincia di Manto. Perfetto, sì, siamo sì, non tanto lontani. Allora, cosa festeggiate? Ma dai, che domande! Siamo qui per la festa della donna. Ma te è vero che sei venuta altre volte qui al convento? Sicuramente, infatti stavo dicendo alla mia amica, perché lei non è della zona, abita a Castiglione da poco. Sì. Sono venuta l'anno scorso alla festa della donna, ho fatto l'addio al nubilato di mia nipote, 3-4 anni fa, e sono venuta a un matrimonio una ventina d'anni fa. La lista movimenti veramente storica, recidiva. Allora sai come funziona? Ti ricordi qualcosa? Certo. Sono domande importanti queste, perché bisogna vedere come, che livello di festeggiamento è stata sì, la festa della donna è stata una bella serata, sì, infatti siamo tornate. Perfetto, siamo contentissimi di averli di nuovo a fianco a noi. Io sono il DJ, sono Alex Angioletti, ok? Quindi stasera ne sentirete delle belle, però intanto vi coccoliamo, eh? Allora vi lasciamo in pace, tranquilli, e tanto vi auguriamo una buona festa della donna. Grazie. E ben ritornate ancora. Grazie, per la prima volta. Grazie. Ciao Esther. Che dolore, che potenza, ragazzi, che potenza.